Ciao a tutti, sono Giuseppe Tortorella e mi trovo qui a Sapri per un'altra pescata. Qui adesso ho la mia attrezzatura da sbarcare e andare a portare sul gommone. Questo è il porto di Sapri, struttura molto bella, vedete che panorama. E adesso vado a vedere un poco se riuscirò a prendere un pesce. Ci vediamo più tardi. Ciao. Ah, finalmente sono arrivato nella zona di pesca. Adesso mi metterò la muta e tenterò di catturare, credo oggi con le condizioni che ci sono, acqua abbastanza torbida, c'è stato maltempo, oggi qualche alletterato, secondo me alletterato, carangide, qualche pesce di passo, sicuramente. Comunque, adesso ci immergiamo e vediamo se effettivamente ho ragione o no. Ok, ci siamo. Pinne, pallone, fondamentale pallone, ricordatevi il pallone che è pericoloso, oltre il fatto che fanno un pallone esagerato. Adesso si va. Qui praticamente mi sto poggiando sul fondo e mi sono accorto che ero lontano dal punto in cui io volevo scendere e quindi vado a finire sulla sabbia, al posto di andare sugli scogli. E però subito vedo queste ricciole che mi girano attorno. Non sono pesci piccoli, anzi sono abbastanza grandi. In mezzo ci stava anche qualche pesce interessantissimo. Comunque ne sparo una all'improvviso e risalgo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono. E mentre sto salendo, praticamente inizio a filare il mulinello, sblocco da dietro all'impugnatura. Tra l'altro oggi ero sceso senza le spiccature sul fucile perché le volevo cambiare, le volevo mettere nuove. E solo mi sono accorto che le avevo finite, quindi le ho ordinate da capo. E mo risalgo in superficie e inizio piano piano a recuperarla. Non ero in un fondale molto basso perché stavo su un fondale più o meno sui 25 metri. Qui infatti riblocco la frizione e inizio a recuperare il pesce, che fortunatamente era sparato molto bene, quindi non mi ha dato grossi problemi. E il banco sotto di pesci era abbastanza grande, forse ci saranno stati forse 100 pesci. È finita, devo dire che ho visto ma veramente poco poco pesce. L'acqua era assai torbida, però come avete visto un pesce l'ho preso, c'era un branco abbastanza numeroso e quindi diciamo che la mia giornata è finita così. Comunque, è un bel pesce. Ciao a tutti. E il mare oggi ci ha regalato, volevo prendere un alletterato, però che devo dire, anche la ricciola al suo perché. Ciao. Ok, la pescata è finita e adesso ce ne torniamo a casa. Un saluto da Sapri, posto bellissimo.